Buongiorno a te nell'amore del nostro Signore Gesù Cristo. Oggi è lunedì 18 di luglio del 2022. Noi siamo qui per leggere la parola del Signore. Stiamo leggendo il Vangelo di Matteo e noi questa mattina non sarà diverso. Ci metteremo subito a leggere la parola di Dio. Noi durante questa settimana, allora per anticipare un attimino il programma di questa settimana, noi concluderemo il Vangelo di Matteo, quindi stiamo leggendo questa settimana gli ultimi capitoli del Vangelo di Matteo, il primo Vangelo nel Nuovo Testamento. Noi quest'oggi leggeremo due capitoli, capitolo 23 e capitolo 24 del Vangelo di Matteo, parola del nostro Signore. Capitolo 23. Allora Gesù parlò alla folla e ai suoi discepoli dicendo: «Gli scribi e i farisei siedono sulla cattedra di Mosè. Fate dunque e osservate tutte le cose che vi diranno, ma non fate secondo le loro opere, perché dicono e non fanno. Infatti legano dei fardelli pesanti e li mettono sulle spalle della gente, ma loro non li vogliono muovere neppure con un dito». Tutte le loro opere le fanno per essere osservati dagli uomini. Infatti allargano le loro filatterie, allungano le frange dei mantelli. Amano i primi posti nei conviti e i primi seggi nelle sinagoghe. I saluti nelle piazze ed essere chiamati dalla gente rabbì. Ma voi non vi fate chiamare rabbì, perché uno solo è il vostro maestro e voi siete tutti fratelli. Non chiamate nessuno sulla terra vostro padre, perché uno solo è il padre vostro, quello che è nei cieli. Non vi fate chiamare guide, perché una sola è la vostra guida, il Cristo, ma il maggiore tra di voi sia il vostro servitore. Chiunque si innalzerà sarà abbassato e chiunque si abbasserà sarà innalzato. Ma guai a voi, scribi e farisei ipocriti, perché serrate il regno dei cieli davanti alla gente, poiché non vi entrate voi né lasciate entrare quelli che cercano di entrare. Guai a voi, scribi e farisei ipocriti, perché divorate le case delle vedove e fate lunghe preghiere per mettervi in mostra, perciò riceverete maggior condanna. Guai a voi, scribi e farisei ipocriti, perché viaggiate per mare e per terra per fare un proselito, e quando lo avete fatto, lo rendete figlio della geena, il doppio di voi. Guai a voi che guide cieche, che dite: se uno giura per il tempio non importa, ma se giura per l'oro del tempio resta obbligato. Stolti e ciechi, che cosa è più grande, l'oro o il tempio che santifica l'oro? E se uno, voi dite, giura per l'altare, non importa, ma se giura per l'offerta che c'è sopra, resta obbligato. Ciechi, che cosa è più grande, l'offerta o l'altare che santifica l'offerta? Chi dunque giura per l'altare, giura per esso e per tutto quello che c'è sopra. E chi giura per il tempio, giura per se stesso e per colui che lo abita. E chi giura per il cielo, giura per il trono di Dio e per colui che vi siede sopra. Guai a voi, scribi e farisei, ipocriti, perché pagate la decima della menta, dell'aneto e del comito, e trascurate le cose più importanti della legge, il giudizio, la misericordia e la fede. Queste sono le cose che bisognava fare senza traslasciare le altre. Guide cieche, che vi filtrate il moscerino e ingotite il cammello. Guai a voi, scribi e farisei ipocriti, perché pulite l'esterno del bicchiere e del piatto, mentre dentro sono pieni di rapina e di intemperanza. Fariseo cieco, pulisce prima l'interno del bicchiere e del piatto, affinché anche l'esterno diventi pulito. Guai a voi, scribi e farisei ipocriti, perché siete simili a sepolcri imbiancati,
santi appaiono belli di fuori, ma dentro sono pieni di ossa, di morti e di ogni immondizia. Così anche voi di fuori sembrate giusti alla gente, ma dentro siete pieni di ipocrisia e di iniquità. Guai a voi, scribi e farisei ipocriti, perché costruite i sepolcri ai profeti e adornate le tombe dei giusti. E dite, se fossimo vissuti ai tempi dei nostri padri, non saremmo stati loro complici nello spargere il sangue dei profeti. In tal modo voi testimoniate contro di voi stessi di essere figli di coloro che uccisero i profeti. E colmate pure la misura dei vostri padri. Serpenti, razza di vipere, come scamperete a giudizio della Geena? Perciò ecco, io vi mando dei profeti, dei saggi, degli scribi. Di questi alcuni ne ucciderete e metterete in croce. Altri ne flagellerete nelle vostre sinagoghe e li perseguiterete di città in città, affinché ricada su di voi tutto il sangue giusto sparso sulla terra, dal sangue del giusto Abele fino al sangue di Zaccaria, figlio di Baracchia, che voi uccideste fra il tempio e l'altare. Io vi dico in verità che tutto ciò ricadrà su questa generazione. Gerusalemme, Gerusalemme, che uccidi i profeti e lapidi quelli che sono mandati, quante volte ho voluto raccogliere i tuoi figli, come la ciocca raccoglie i suoi pulcini sotto le ali, e voi non avete voluto. Ecco la vostra casa, sta per esservi lasciata deserta. Infatti vi dico che da ora in avanti non mi vedrete più, finché non direte, benedetto colui che viene nel nome del Signore. Parola di Dio. Matteo capitolo 24. Mentre Gesù usciva dal tempio e se ne andava, i suoi discepoli gli si avvicinarono per fargli osservare gli edifici del tempio. Ma egli rispose loro, «Vedete tutte queste cose? Io vi dico in verità, non sarà lasciata qui pietra su pietra che non sia diroccata». Mentre egli era seduto sul monte degli Ulivi, i discepoli gli si avvicinarono in disparte dicendo, «Sarà il segno della tua venuta e della fine dell'età presente?» Gesù rispose loro, «Guardate che nessuno vi seduca, poiché molti verranno nel mio nome, dicendo, io sono il Cristo, e ne sedurranno molti. Voi udrete parlare di guerre e di rumore di guerre. Guardate di non turbarvi. Infatti bisogna che questo avvenga, ma non sarà ancora la fine, perché insorgerà nazione contro nazione e regno contro regno. Ci saranno carestie e terremoti in vari luoghi, ma tutto questo non sarà che il principio di dolori. Allora vi abbandoneranno all'oppressione, vi uccideranno e sarete odiati da tutte le genti a motivo del mio nome. Allora molti si svieranno, si tradiranno e si odieranno a vicenda. Molti falsi profeti sorgeranno e sedurranno molti, poiché l'iniquità aumenterà e l'amore dei pio si raffredderà. Ma chi avrà perseverato sino alla fine sarà salvato. E questo Vangelo del Regno sarà predicato in tutto il mondo affinché ne sia resa testimonianza a tutte le genti, allora verrà la fine. Quando dunque vedrete l'abominazione della desolazione, della quale ha parlato il profeta Daniele, posta in luogo santo, chi legge faccia attenzione, allora quelli che saranno nella Giudea fuggono dai monti. Chi sarà sulla terrazza non scenda per prendere quello che è in casa sua. E chi sarà nel campo non torni indietro a prendere la sua veste. Guai alle donne che saranno incinte e a quelle che allatteranno in quei giorni. Pregate che la vostra fuga non avvenga d'inverno né di sabato, perché allora vi sarà una grande tribolazione, quale non vi è stata dal principio del mondo fino ad ora, né mai più vi sarà.
Se quei giorni non fossero stati abbreviati, nessuno scamperebbe, ma a motivo degli eletti, quei giorni saranno abbreviati. Allora, se qualcuno vi dice il Cristo è qui oppure è là, non lo credete, perché sorgeranno falsi cristi e falsi profeti e faranno grandi segni e prodigi da sedurre, se fosse possibile, anche gli eletti. Ecco, ve l'ho predetto. Se dunque vi dicono eccolo è nel deserto, non vi andate. Eccolo è nelle stanze interne, non lo credete. Infatti, come il lampo esce dal levante e si vede fino a ponente, così sarà la venuta del Figlio dell'uomo. Dovunque sarà il cadavere, lì si raduneranno le aquile. Subito dopo la tribolazione di quei giorni, il sole si oscurerà, la luna non darà più il suo splendore, le stelle cadranno dal cielo e le potenze dei cieli saranno scrollate. Allora apparirà nel cielo il segno del Figlio dell'uomo, e allora tutte le tribù della terra faranno cordoglio e vedranno il Figlio dell'uomo venire sulle nuvole del cielo con gran potenza e gloria. E manderà i suoi angeli con gran suono di tromba per riunire i suoi eletti dai quattro venti, da un capo all'altro dei cieli. Imparate dal fico questa similitudine. Quando già i suoi rami si fanno teneri e mettono le foglie, voi sapete che l'estate è vicina. Così anche voi, quando vedrete tutte queste cose, sappiate che egli è vicino, proprio alle porte. Io vi dico in verità che questa generazione non passerà prima che tutte queste cose siano avvenute. Il cielo e la terra passeranno, ma le mie parole non passeranno. Ma quanto a quel giorno e a quell'ora, nessuno li sa, neppure gli angeli del cielo, neppure il Figlio, ma solo il Padre. Come fu ai giorni di Noè, così sarà nella venuta del Figlio dell'uomo. Infatti, come nei giorni prima del diluvio si mangiava e si beveva, si prendeva moglie e si andava a marito, fino al giorno in cui Noè entrò nell'arca. E la gente non si accorse di nulla finché venne il diluvio che portò via tutti quanti, così avverrà alla venuta del Figlio dell'uomo. Allora due saranno nel campo e l'uno sarà preso e l'altro lasciato. Due donne macineranno al mulino, l'una sarà presa e l'altra lasciata. Vegliate dunque, perché non sapete il quale giorno il vostro Signore verrà. Ma sappiate questo, che se il padrone di casa sapesse a quale ora della notte il ladro deve venire, veglierebbe e non lascerebbe scassinare la sua casa. Perciò anche voi siate pronti, perché nell'ora che non pensate, il Figlio dell'uomo verrà. Qual è mai il servo fedele e prudente che il suo padrone ha costituito sui domestici per dare il loro vitto a suo tempo? Beato quel servo che il padrone, arrivando, troverà così occupato. Io vi dico in verità che lo costituirà sui tutti i suoi beni. Ma se egli è un servo malvagio che dice in cuor suo, il mio padrone tarda a venire, e comincia a battere i suoi conservi e a mangiare e bere con gli ubriaconi, il padrone di quel servo verrà nel giorno che non se l'aspetta, nell'ora che non sa, e lo farà punire a colpi di flagello, e gli assegnerà la sorte degli ipocriti, lì sarà il pianto e lo stridor dei denti. Quindi questa è la parola del nostro Signore. Noi ringraziamo Dio per questa parola potente che parla in parte di quello che già è accaduto a Gerusalemme con la distruzione del Tempio, in parte con tanti avvenimenti che ancora devono compiersi. E tu sei pronto per il ritorno del Signore? Leggi, medita, vivi una vita dedicata al Signore, crede nel nome di Gesù Cristo, il vero Messia,
e tu sarai salvato. Questo è Leggiamo la Bibbia Insieme. Mi raccomando, metti un like e condividi, leggi la parola, medita, lascia questa parola aiutarti nella crescita della tua fede e a vivere con il Signore. Dio ti benedica, un forte abbraccio, un santo bacio in Cristo Gesù.